Il codice sconto Jaxxed ora vale il 15% in più. Vai su fandomia.com e approfitta subito di questa offerta. Link in descrizione e nei commenti. La Sony non si smentisce mai. Questa notte c'è stato il CinemaCon, evento dove tutti si aspettavano, chissà, quelli grandi annunci, Spider-Man 4, Venom 3, El Muerto. Ragazzi, manco El Muerto si sono cacati, quindi ci pensate un po' la Sony come sta messa. Alla fine cosa è saltato fuori per quanto riguarda, insomma, la roba di Spider-Man? Qualche informazione in più su Across the Spider-Verse, che insomma serve e non serve a niente. E Kraven, principalmente Kraven, ragazzi, su Kraven hanno anche mostrato qualcosina, però in privato, di pubblico non è saltato fuori ancora nulla. Uscirà un trailer in estate, questo l'hanno già confermato, quindi durante il periodo estivo aspettiamoci questo nuovo trailer. E poi ragazzi, qualche informazione sul film. Allora, questo Kraven innanzitutto sembra essere molto violento, addirittura sarà vietato ai minori. Questo non me l'aspettavo effettivamente, perché bene o male finora la Sony, ha sempre prodotto roba di Spider-Man, anche per i minorenni, perché comunque Spider-Man è quello, è un po' per tutti, no? Ma pare che questo Kraven sarà particolarmente violento. Ma sarà vero? Inoltre è stato detto che ha un look molto vicino ai fumetti. Se non ho letto male, ragazzi, se non ho capito male, avrà una sorta di pelliccia da leone, che non è tipo un gilet che se lo mette addosso, ma tipo gli spunteranno i peli da leone addosso. Cioè, in realtà c'è questa trasformazione di Kraven. Però diciamo che il suo look principale è la sua versione normale, no? Cioè non trasformato. Però boh, vediamo, vediamo di che si tratta. Inoltre è saltato fuori che ci sarà anche Rhino. Si parlava di un progetto su Rhino, però standalone. Invece adesso pare che sia in questo film. Non so se verrà introdotto per poi farci un film a parte, oppure se, insomma, sarà semplicemente un personaggio che vedremo in questo film. Un Rhino che dovrebbe essere più vicino ai fumetti, anche per quanto riguarda proprio la sua trasformazione. Pare che sarà proprio il Rhino che diventa grosso fisicamente, non quella cacata meccanica che si è vista in Amazing Spider-Man 2. Poi dicono che si sono viste scene dove Kraven era particolarmente violento, dove strappava il naso a uno con un morso, l'ha sputato, diciamo, sulla telecamera, quindi verso lo spettatore. Ma sinceramente non so cosa pensare, ragazzi. Questi dettagli raccontati un po' così, da una parte possono sembrare una roba fighissima, dall'altra parte boh, non lo so, cioè finché non vedo sinceramente non posso capire quanto può essere violento, quanto può essere sensato questo film, perché ormai la Sony ci sta abituando a film che non hanno molto senso per quanto riguarda, insomma, questo universo espanso di Spider-Man. Comunque, questo è tutto, ragazzi, questo è tutto. Ci aspettavamo chissà quali altre grandi informazioni su Across. Ho letto che il film sarà ambientato 1 anno e 4 mesi dopo, ma capirai che informazione del cavolo, sinceramente. Poi forse c'era qualcos'altro, ma ripeto, niente di importante. Poi su Across hanno già mostrato tanto, sinceramente avrei voluto qualcosina in più, qualche novità in più. Invece niente. Spider-Man 4 e Tom Holland assolutamente nulla, neanche minimamente citato. Venom 3 ancora nulla, però vabbè, Venom 3 le riprese sono ancora in corso, quindi anche su quello forse non hanno molto da dire. Non lo so, comunque ragazzi, la Sony è così, ormai ripeto, ci ha abituato a questo silenzio sui suoi progetti per quanto riguarda Spider-Man, c'è poco da fare, quindi già forse è tanto che abbiamo avuto qualche informazione su questo Kraven. Magari potevano lasciare almeno un'immagine, un poster, qualcosa, niente, almeno per darci un'idea visivamente. Niente, manco un'immagine. A questo punto mi chiedo che cazzo hanno fatto a fare questo evento. Ci hanno mostrato veramente poco e nulla. Vabbè, a parte questi film c'è anche altro, tipo Insidious, Equalizer 3. Insomma, ci sono sicuramente altri film, perché la Sony non fa soltanto Spider-Man. Però insomma, ci si aspettava quello. Vabbè, comunque, discorso chiuso, ragazzi. C'è poco da fare, c'è poco da dire. Questo è tutto. Per adesso questo è tutto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Kraven, il cacciatore, e nulla, nulla. Non mi aspettavo sinceramente, l'unica cosa che lo rendessero un film vietato ai minori. Questo non me l'aspettavo. Da una parte potrebbe essere una cosa positiva, dall'altra parte potrebbe anche
non cambiare nulla. Cioè, nel senso, potrebbe comunque essere una cagata di film, vietate ai minori così, tanto per fare le cose da fighi, no? Facciamo il film vietate ai minori perché è un film incredibile. Poi magari mi sbaglio, magari sarà un bel film. Ben venga, ragazzi, ben venga. Ma ripeto, finché non vedo niente, non so cosa pensare effettivamente. Detto questo, quindi, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale, fate un salto su Fandom, un link in descrizione, codice sconto Jaxxed, e noi ci vediamo alla prossima. Tra un paio di ore, non so se stanotte o stasera, trailer The Flash, reaction. Vabbè, e poi parliamo anche di quello. Ciao a tutti.